Stefano Volpe del Mattino di Padova. Complimenti intanto per le tue prime partite e benvenuto a Padova. Beh, immagino tu meglio di così non potevi iniziare. Un gol, due assist, due partite dal primo minuto. Sei soddisfatto insomma del tuo primo impatto, immagino. Sì, sì, dai, sono contento alla fine, al di là della prestazione personale. Non era facile, però dai, diciamo che abbiamo avuto due risultati positivi e l'importante è continuare su questa strada. Com'è nata la trattativa che ti ha portato a Padova? Quando l'hai saputo, insomma, cosa hai pensato? Diciamo che sapevo già da un po', perché conoscevo già il direttore, quindi sapevo che mi voleva, però alla fine bisognava aspettare, diciamo, il momento giusto e è stato l'ultima giornata, diciamo. Perché il direttore tu l'hai avuto a Bari, se non ricordo male, vero? Sì, a Bari, sì. Sono Pierpaolo Spettoli del Gazzettino, piacere innanzitutto. Sì, l'ho avuto a Bari, sì. E quindi insomma no, ci ha messo poco a convincerti a fare qualche chilometro e arrivare a Padova, insomma, da dove... Sì, dai, ci ha messo poco. Non hai avuto qualche ripensamento nello scendere di categoria? No, no, assolutamente no, altrimenti sarei rimasto là tranquillo. Però alla fine comunque sono sceso perché sono convinto comunque con questa società che possiamo togliersi grandi soddisfazioni. Ecco, come già dicevo... Domanda, Pietro, posso fare una domanda? Sì. Sì. Sono Claudio Campagnolo. Volevo chiederti, gli ultimi 20 minuti eri un po' affaticato o era una sensazione così nostra e sbagliata? No, diciamo che comunque la stanchezza c'era, perché fare due partite nell'arco di 3 giorni era un po' che non facevo 90 minuti già personalmente. Però alla fine diciamo che ho retto abbastanza bene, anche se le gambe erano un po' pesanti, però no, alla fine abbiamo ottenuto il risultato. Ecco, no, già ricordavi insomma che hai avuto un impatto importante insomma in queste prime due partite al Padova. Ecco, immagino che, non so se te lo aspettavi, ma quantomeno te lo auspicavi insomma di presentarti subito bene così anche ai tifosi, no? Sì, sicuramente. Come ho detto prima, l'importante era stare bene fisicamente. È vero che da un po' che non giocavo, però per fortuna mi sono sempre allenato a Cittadella e sicuramente io ero pronto. Volevo fare bene, fare la squadra essere a disposizione. Poi mister mi ha dato questa fiducia in queste due partite, spero di averlo ricambiato. Ecco, appunto, il mister cosa, da quando sei arrivato, non so cosa ti ha chiesto in particolare, al di là poi di quello che ci stai facendo vedere in campo. Ti ha chiesto, non so, qualcosa in particolare, perché poi oggi, insomma, centrale, però tu hai fatto anche l'esterno, no? Cioè, giochi anche come esterno, invece... Ho fatto l'esterno un paio di volte, però bisogna guardare un po' di profondità alla squadra, che comunque con le squadre che ci chiudono non è mai facile. Al di là di quello, credo che uno comunque deve avere anche delle qualità individuali, la giocata là in avanti, che qualcosa bisogna creare al di là di quello che si dice il mister. Senti, in occasione del gol invece che hai dato la palla a Chiricò, lì te l'ha chiesta lui oppure l'hai visto e avete fatto una lettura, insomma, pensavi... È stato gioco, ecco, perché alla fine mi ha dato la palla a Simone, ma... Mi ha urlato solo, mi sono girato e l'ho visto che era posizionato bene, io l'ho dato. Senti, l'impressione è che sia tu che Chiricò siete arrivati praticamente da una settimana, però vi siete integrati subito molto bene con il gruppo, anche si vede negli abbracci, in quello che notiamo anche in campo. Come è stata insomma questa integrazione così rapida, che avete fatto qualcosa per no, il gruppo oppure i questo è compagni? merito dei ragazzi che abbiamo trovato qua, sicuramente sì, ci siamo ambientati così bene, che comunque ci hanno subito accolto bene, siamo stati a disposizione, quindi loro comunque mi fanno sentire del gruppo, ci parlano continuatamente. È vero che siamo qua da una settimana e certi movimenti dobbiamo ancora meccanizzarli, però ci danno una mano in campo sia fuori, questo è molto importante. Ma su di te invece, tu sei in Italia da tantissimo tempo, tu hai fatto qui anche le giovanili, quando è che sei arrivato in Italia? Nel 2000, qua da 20 anni, sì, per venire all'Atalanta, Bergamo.
Ma sei arrivato per giocare a calcio oppure eri arrivato, non so, con la famiglia? Sì, con la famiglia, per giocare, però è sempre stata la mia passione, diciamo, però ho avuto la fortuna di giocare in una squadretta e sono stato preso. Poi scusa, una curiosità che magari c'entra poco, però mi hanno detto che tu hai già conosciuto il tuo omonimo Caramoco Sheriff. Ma lo conoscevi già da prima o l'hai conosciuto qui a Padova? Perché lui dice che anche che tu sei, insomma, un idolo in Guinea. E noi diciamo che un paio di anni fa giocava in nazionale fisso. No, lui, diciamo, lo conoscevo un po', non personalmente, però sai, sul social network, diciamo che qualche Caramoco è raro, quindi poi siamo dello stesso paese e in questi giorni qua comunque ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente. Stesso paese, proprio stessa città? O sì, stessa nazione? È nato nella città dove sono cresciuto io, però alla fine diciamo, lì è cresciuto in un'altra città, però diciamo, è importante essere dello stesso paese. Ti ha detto qualcosa sul Padova lui, sulla squadra? Ah no, diciamo che mi ha raccontato un po' la sua storia personale, ecco, che non, infatti devo dire che non è da tutti, dai. Stato, diciamo, ha lottato e non è facile, soprattutto per un ragazzo che ha lasciato la famiglia tutto per avventurarsi in questa storia, ecco, però spero comunque sia ancora tempo che potrà realizzare i suoi sogni. Senti, invece ti porto all'attualità, visto che poi mercoledì c'è il recupero, il mister già ha anticipato, insomma, che sarà una partita molto importante, che ci tenete, insomma, tantissimo, anche perché, insomma, ci tenete tantissimo, insomma, a fare bene, diciamo. Sì, quindi, insomma, c'è già da pensare a mercoledì adesso. Sì, infatti già da domani bisogna pensare. Oggi ci è andato bene, grazie a Dio, quindi abbiamo il tempo oggi di andare a casa, stare con le famiglie. Però da domani abbiamo la possibilità comunque di mettere un altro mattone, diciamo, e quindi speriamo veramente di recuperare, che qualche giocatore fresco ci dia una mano per poter fare un altro risultato importante. E tu dicevi che prima eri un po' stanco nel finale, ma e quindi fisicamente, insomma, devi ancora forse raggiungere il top, quindi insomma già stai facendo delle cose importanti, però non sei neanche, da quello che ho capito, al top della forma, quindi... Sì, perché il top, sai, diciamo, è la continuità, perché comunque diciamo, da 2-3 mesi che non facevo 90 minuti. E qua farlo nell'arco di una settimana, alla fine giustamente un po' lo senti. Però fisicamente sto bene, mi sto sempre allenato, quindi vediamo, le scelte stanno a mister. L'importante è recuperare e stare bene. Okay, senti, grazie. Visto tu, un'ultima domanda. Visto il tuo bellissimo gol nella prima partita di testa, che... A Padova mancava da parecchio tempo un centravanti che sapesse buttarla dentro di testa. Ecco, in allenamento trovate spesso questo tipo di soluzione? No, diciamo che facciamo i movimenti, ci alleniamo. Cioè, alla fine comunque ci alleniamo a attaccare la porta, siamo tutti. Poi alla fine comunque dipende come ti arriva la palla. L'importante è sapersi muovere bene nei tempi giusti tutti e attaccare bene la porta. Diciamo che giovedì è capitato a me, però ha fatto gol anche Anton di testa, se non sbaglio. L'importante è essere, riempire l'aria, poi chi sta là, se ti arriva di testa, vai gol di testa. L'importante è essere in aria.